Bentrovati dalla redazione sportiva di Sesta Rete. Il Catania come sempre in primo piano, conto alla rovescia per la rescissione del rapporto contrattuale tra Pasquale Marino e il Vicenza. Intanto sul fronte mercato, nuovo assalto a Marchese, c'è attesa tra i tifosi per il futuro di Calaiò, che potrebbe essere lontano da Catania. Quindi parleremo del progetto Escola Barcellona che è stato presentato ieri pomeriggio a Torre del Grifo e che dal 30 al agosto al 4 settembre vedrà addirittura a Catania, a Torre del Grifo, proprio i tecnici della cantera catalana a disposizione di tanti giovani partecipanti pronti a svelare i segreti del club campione d'Europa. Quindi parleremo di Palermo con il presidentissimo Maurizio Zamparini, che ha annunciato di voler lasciare entro un anno il Palermo. Infine vi racconteremo di una iniziativa tra sport e solidarietà, perché si è svolto anche quest'anno il tradizionale torneo di bowling organizzato dall'Unione Nazionale Ciechi Non Vedenti di Catania. Questo e altro tra poco dopo la pubblicità. L'apertura del nostro telegiornale, come sempre, il Catania conto alla rovescia per ciò che riguarda la rescissione del rapporto contrattuale tra Pasquale Marino e il Vicenza. Intanto per quanto riguarda il fronte mercato, in entrata nuovo assalto a Marchese, con riguardo al mercato in uscita tra i tifosi c'è una certa apprensione con riguardo al futuro di Emanuele Calaiò, ma ci dice tutto nel prossimo servizio. Antonio Costa. Il conto alla rovescia può finalmente iniziare. Nelle prossime ore Pasquale Marino rescinderà il contratto con il Vicenza e sarà libero di accasarsi con il Catania. Nel frattempo ci sarà il rientro in città di Pablo Cosentino e allora ogni momento sarà buono per giungere alla firma tra le due parti. Si pensa quindi che per il fine settimana o al massimo l'inizio della prossima avrà luogo anche la presentazione ufficiale del nuovo tecnico rossazzurro, che così darà il là all'inizio di quei movimenti di mercato che anche lui ha indicato alla dirigenza etnea. In cima alla lista dei desideri continua ad esserci anche Giovanni Marchese, diviso tra il ritorno a Catania, la permanenza al Genoa e la tentazione di riabbracciare Maranno in quelli di Chievo. Ci vorrà del tempo, settimane e non giorni, ma di sicuro arrivare al terzino di Delia non sarà così semplice, anche perché nel frattempo il suo ingaggio annuale è lievitato notevolmente. Si lavora poi alla composizione del pacchetto centrale difensivo, con Salamon sempre molto seguito, ma anche per l'attacco si attende di definire una volta per tutte la posizione di Emanuele Calaiò. A quel punto si potrà decidere chi ruoterà attorno a Maniero, ma è chiaro che Politano resta un nome caldissimo per precisa richiesta di Pasquale Marino. In tal senso si registra qualche sondaggio anche per Vantaggiato, che però a Livorno ha fatto bene, e a meno di un vero e proprio assalto è difficile che possa lasciare la squadra guidata da Panucci. Ieri pomeriggio a Torre del Grifo è stato presentato il progetto Escola Barcellona, un progetto sicuramente prestigioso che farà tappa proprio a Catania, proprio a Torre del Grifo Village, e che dal 30 agosto al 4 settembre vedrà proprio i tecnici della cantera catalana, della squadra campione d'Europa, impegnati a svelare i segreti appunto del Barcellona a tanti giovanissimi. Ci racconta tutto Sergio Barbagallo. Lo si poteva immaginare che dopo l'apertura di Torre del Grifo Village, fiore all'occhiello per la società rossazzurra ed invidiato da tanti club europei, avrebbe puntato gli occhi anche il Barcellona. Sì, non c'è trucco e non c'è inganno, il club campione d'Europa che vanta il settore giovanile migliore del mondo, quella famosa cantera che ha visto nascere campioni come Messi, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Fabregas, tanto per citarne qualcuno, sbarca a Catania. Presentato ieri pomeriggio il progetto che vedrà impegnati dal 30 agosto al 4 settembre
bambini e ragazzi dai 6 ai 16 anni. Per loro un corso di spagnolo, lezioni di sana alimentazione nello sport è un progetto speciale. Non è tutto, poiché per i partecipanti anche l'opportunità di essere selezionati per il Team Italia, che li vedrà impegnati al torneo internazionale di Pasqua 2016 a Barcellona tra le scuole del mondo, e poter essere invitati per una settimana ad allenarsi con i pari categoria del settore giovanile del club catalano. In campo uno staff qualificato coordinato dai tecnici della cantera. Ai nostri microfoni Andrea Cicchetti, amministratore unico della Maxi, società organizzatrice del corso su licenza del Football Club Barcellona. Portiamo in giro per l'Italia un gruppo di lavoro, che è formato principalmente dai tecnici della cantera, e questo per noi è un valore aggiunto, anche perché non solo in Sicilia ma in giro per l'Italia dobbiamo prima di tutto combattere la diffidenza dei genitori e anche dei media, che pensano che si tratti di persone, comunque di allenatori italiani, comunque non catalani. In realtà sono tecnici della Masia, sono tecnici che durante l'inverno lavorano all'FCB Scuola e curano il settore giovanile. A fianco loro c'è una struttura di tecnici della Maxi, che è stata formata negli anni a Barcellona proprio dal settore formazione del Barcellona, e poi insieme ai tecnici, come avviene in giro per il resto delle località, ci saranno anche tecnici del territorio che avranno la possibilità di fare formazione direttamente seguendo tutti gli allenamenti. Siamo con questa prima partecipazione e collaborazione tra l'FCB Scuola e il Catania Calcio e Torre del Grifo attraverso Maxi. Ci auguriamo che un centro come questo, che è all'avanguardia e che è stato costruito per rafforzare quello che è il concetto del settore giovanile, ho sentito dei numeri molto molto importanti che danno sicuramente in previsione la possibilità di poter strutturare una collaborazione, mi auguro, vantaggiosa per tutti. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, restate con noi, a tra pochissimo. Ci spostiamo da casa Catania a casa Palermo, perché il presidentissimo Maurizio Zamparini ha annunciato di voler lasciare entro un anno il club rosanero, però chiaro che prima occorrerà trovare degli acquirenti. Il punto anche sul fronte mercato nel servizio di Daniele Di Frangia. È un Maurizio Zamparini scatenato, quello intervistato dal portale Live Sicilia. Il patron rosanero ha parlato a 360 gradi di presente e soprattutto di futuro. La notizia più importante è l'annuncio del presidente friulano di voler lasciare entro un anno il Palermo. L'intenzione di Zamparini è quella già dichiarata in passato, di trovare investitori per il rosanero. Il numero uno del club spera di trovare imprenditori in grado di rilevare la società in Sicilia o anche fuori. Tempo fa si parlò degli arabi, ipotesi poi naufragata. Una stagione, quella appena finita, che ha fatto togliere grandi soddisfazioni al presidente friulano, punti divertimento e valorizzazione dei giovani. Il miglior Palermo nelle gare interne con Cagliari e Napoli e a San Siro contro il Milan. Intanto almeno per un altro anno Zamparini continuerà a gestire la squadra. Rosanero che per bocca del presidente confermeranno Belotti e proveranno a valorizzare Quaison, Ciocev e Bentivegna, ma la dirigenza si sta muovendo sul mercato per diverse pedine. Il padron ha annunciato di aver chiuso per due centrocampisti, ma senza fare nomi. Gli indizi portano a Viviani, con cui si stanno limando i dettagli con la Roma. L'altro potrebbe essere Bjarnason, elemento che piace però anche ad altre squadre di A. Per la difesa interessa Tonelli dell'Empoli, ma la richiesta dei toscani pare alta. Zamparini ha anche parlato di Cagliari, dichiarando di voler riflettere sull'investimento. I casi di Vasquez e Dybala, arrivati dall'Argentina come lui, fanno pensare sull'ambientamento dell'attaccante in Italia. La certezza è che il Palermo avrà ancora il suo condottiero, Beppe Iachini. Torna anche quest'anno il torneo di bowling organizzato dall'Unione Italiana Ciechi di Catania, un'iniziativa tra sport e solidarietà. A seguirlo per noi c'era Elisa Petrillo.
10 candeline per il torneo di bowling organizzato dall'Unione Italiana Cechi di Catania con il contributo del Lions Club Acitrezza Verga. Un appuntamento ormai immancabile che si ripete sempre con lo stesso entusiasmo. Potete vedere proprio in questo momento attraverso le nostre immagini i giocatori che sono alle prese con le partite. Si tratta di 24 coppie formate da vedenti e 24 coppie di non vedenti insieme per questa manifestazione che sicuramente vuole regalare tanti momenti di divertimento, soprattutto all'insegna dello sport e della solidarietà. C'è continuità in questa iniziativa che è stata voluta 10 anni fa da uno dei nostri soci fondatori, dall'avvocato Mario Seminara. Tutti i presidenti a seguire non l'abbiamo mai assolutamente abbandonato nella continuità. È un sodalizio molto ma molto importante, perché noi insieme all'Unione Italiana Cechi diamo per qualche attimo, per qualche ora, un momento di risalto a queste persone che naturalmente sono diversamente abili rispetto a noi. Quindi è importante che questa manifestazione non solo l'abbiamo, come dire, rinnovata anche quest'anno, ma con l'auspicio che possa ancora continuare per un bel po' di anni. Infatti questa sera con noi non solo abbiamo avuto e c'è presente l'ideatore, l'avvocato Seminara, ma avremo con noi fra poco anche il futuro presidente che mi sostituirà al passaggio della campana e che si è già impegnato affinché questa manifestazione possa continuare. I Lions sono nati nel 1917 e fra 2 anni festeggeremo il centenario. Quindi se non c'è continuità in questa maniera non vedo altro, assolutamente. Una manifestazione che si ripete ormai da 10 anni, ma qual è il segreto della longevità di quella che poi è diventata ormai una manifestazione all'insegna del divertimento, dello sport, ma anche della solidarietà? Allora, diciamo che segreti particolari non ce ne sono. Il segreto particolare, diciamo, credo che sia la sincerità, la serenità e soprattutto, come dire, il fatto che siamo tanti amici che vogliono divertirsi. Certamente fra di noi nessuno vuole perdere, perché anche se ci divertiamo nessuno vuole perdere, però è importante che si sia in tanti, che si sia anche gente proveniente non solo da Catania. Infatti abbiamo amici di Enna, amici di Siracusa e quindi, come vediamo, è un torneo che diciamo interessa anche non solo a Catania, ecco. 24 coppie che si sfidano per un totale di 48 sportivi amanti del bowling. Sì, praticamente noi siamo 24 coppie costituite da 24 persone non vedenti e 24 vedenti, e sia le persone vedenti e sia le persone non vedenti hanno una mascherina, una fascetta che comunque garantisce la massima imparzialità e fa sì che tutti si sia nel massimo del rispetto, ecco, voglio dire. Naturalmente ci sarà anche l'11ª candelina, perché anche il club Lions a Acitrezza Verga ha promesso che ci sarà l'anno prossimo, quindi ci sarete naturalmente anche voi. Naturalmente, noi auspichiamo che anche il prossimo anno possiamo essere qua. Il prossimo anno probabilmente faremo in modo, se possibile, di essere ancora di più. E niente, cosa dire, ringraziamo sempre tutti coloro che ci collaborano. E viva lo sport, viva il divertimento e viva, perché no, l'Unione Italiana Cechi, assolutamente. Con questo per adesso è tutto, grazie come sempre per aver scelto l'informazione sportiva di Sesta Rete. Vi ricordiamo che tutti i nostri telegiornali sono visibili anche in streaming sul nostro sito www.sestarete.com. Grazie ancora per l'attenzione, arrivederci.